Mafioso del ministero, emergono nuovi dettagli dalle carte dell'operazione Stige. Esponenti del clan Faraò Marincola sarebbero arrivati fino al Ministero del Lavoro per sollecitare l'erogazione di fondi destinati ai migranti. Tropea ha confermato lo scioglimento, organi elettivi azzerati nella cittadina costiera del Vibonese. Il Consiglio di Stato sottoscrive il provvedimento e dà il via libera definitivo al commissariamento. Basta promesse. Reggio Calabria è la segretaria nazionale della CISL, Anna Maria Furlan, che lancia strali contro gli impegni dei leader in campagna elettorale e per il Sud incalza. Senza legalità non c'è sviluppo. Federica non ci sta, l'ormai ex assessore regionale al welfare spiega le ragioni della revoca del suo mandato. Ho pensato con la mia testa, dichiara. Roma intitola una via a Mancini. Omaggio, più volte ministro, parlamentare e segretario nazionale del Partito Socialista Cosentino Giacomo Mancini. Nella capitale una via ora porta il suo nome. Telespettatori di Raci, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo questa edizione del telegiornale con ulteriori e inquietanti particolari che emergono dalle carte dell'operazione Stige, che ieri ha portato all'arresto di 169 persone collegate alla cosca Faraò Marincola. Dalle carte dell'operazione emerge come il clan di Cirò sia arrivato fino al Ministero del Lavoro per ottenere fondi da investire nel business dei migranti. Sarebbe arrivato sino ai tavoli romani del Ministero del Lavoro il clan Faraò Marincola, riuscendo a strattare per lo sblocco dei finanziamenti di un centro di accoglienza per migranti con sede a Cirò. E quanto emerge dall'operazione antimafia Stige della DDA di Catanzaro, che svela anche gli interessi della cosca di 'Ndrangheta di Cirò nel business dei migranti. Due personaggi finiti ora in carcere, Aniello Esposito e Carmine Siena, secondo quanto emerge dalle indagini, avrebbero infatti contattato direttamente la segreteria del sottosegretario al Ministero del Lavoro per sbloccare i finanziamenti, portandosi poi a Roma e sedendosi al tavolo con il capo della segreteria. Le intercettazioni svelano sia l'ingerenza occulta del clan Faraò nella gestione del centro di accoglienza per minori, sia le manovre per sbloccare i finanziamenti. Per accreditare definitivamente i fondi, i due presunti esponenti del clan avrebbero infine sollecitato la prefettura di Crotone, arrivando ad interloquire anche con un dirigente del servizio contabilità dell'ufficio territoriale di governo. La monopolizzazione delle attività di accoglienza dei migranti si era così definitivamente conclusa, nonostante macroscopiche illegittimità per l'apertura del centro di accoglienza. Giuseppe Baglivo per la CNews 24. E sale a 170 il numero delle persone arrestate nell'ambito dell'operazione Stige condotta dai carabinieri del ROS. Si è costituito ai carabinieri infatti Giuseppe Spagnolo, di 49 anni, ritenuto elemento di spicco della cosca Faraò Marincola. Il Consiglio di Stato ha confermato lo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Tropea per infiltrazioni mafiose. A settembre i giudici amministrativi avevano sospeso l'esecutività della sentenza con la quale il TAR del Lazio aveva annullato il decreto di scioglimento degli organi con apposito decreto presidenziale sulla scorta di una relazione redatta dalla Commissione di accesso agli atti. Ciò vuol dire che il sindaco di Tropea, Giuseppe Rodolico, e tutta la sua giunta, oltre che l'intero Consiglio Comunale, sono cessati definitivamente dalle loro funzioni e non vi è più alcuna possibilità di un loro ritorno alla guida dell'ente locale. E da Reggio la segretaria nazionale della CISL, Anna Maria Furlan, lancia strali contro le promesse miracolistiche dei leader in campagna elettorale per il Sud incalza. Senza legalità non c'è sviluppo. Anna Maria Furlan, nella sua giornata regina, sceglie di incontrare i giornalisti prima di partecipare e concludere i lavori del Consiglio Generale CISL della città metropolitana. La segretaria nazionale, arrivata in riva allo stretto la sera prima, anche per affrontare riservatamente con i dirigenti regionali lo spinoso argomento dell'operazione trasparenza interna avviata in tutto il paese, ha prima fatto visita al prefetto e poi si è concessa alle domande dei cronisti. Per realizzare finalmente uno sviluppo utile nel sud, Furlan ha ribadito la ricetta sindacale sugli investimenti. Per essere cantierati il tema della legalità è fondamentale.
Avviata la campagna elettorale, Furlan ha avvisato i leader in campo sulle promesse da evitare. La campagna elettorale purtroppo sta assumendo un po' questa caratteristica. La traduco alla veloce, chi la spara più grossa, no? Per cui siamo davanti a tante promesse, non sempre hanno una compatibilità economica. La segretaria Furlan, accompagnata dal segretario provinciale Rosi Perrone, dal segretario nazionale FISBA Luigi Sbarra e dal leader regionale Paolo Tramonti, rispetto alle divisioni calabresi nel sindacato confederale con CGIL e UIL che accusano la CISL di fidarsi troppo della politica del governatore e di defilarsi rispetto alla mobilitazione in atto, rivendica il metodo della concertazione. Questa contrapposizione troppo fine a se stessa tra il sociale e la politica non ci porta da nessuna parte. Io credo che nel rispetto e nell'assoluta differenza dei ruoli, quando la politica ha fatto da sola, ha combinato pasticci. Agostino Pantano per la CNews 24. Tutti rinviati a giudizio. Si è conclusa così l'udienza preliminare a Catanzaro dell'inchiesta Robin Hood, che mira a far luce su una serie di manovre ritenute illecite intorno alla gestione di fondi della Comunità Europea diretti al sostegno economico di nuclei familiari in difficoltà. In particolare l'attività della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e del ROS di Catanzaro avrebbe accertato l'esistenza di un presunto comitato d'affari. Tra gli imputati rinviati a giudizio, l'ex assessore regionale al lavoro Nazareno Salerno e l'ex presidente di Calabria Etica Pasqualino Ruberto. E torniamo a parlare di politica messa da parte perché non mi sono dimostrata una pedina. L'ex assessore regionale Federica Roccisano, nella conferenza stampa da lei convocata alla Lamezia Terme, spiega quali sarebbero stati i motivi della sua esclusione. Diciamo che l'isolamento politico è stato il mio quotidiano. Quasi un'ora di conferenza stampa. In piedi, da solo oltre il tavolo, in un noto hotel di Lamezia Terme, Federica Roccisano è un fiume in piena. Il suo defenestramento dall'aggiunto Oliverio non le è andato giù, ha spiegato, per le motivazioni che sono state addotte. E così ha deciso di togliersi tutti i sassolini dalla scarpa, di raccontare le difficoltà di un percorso che fino ad ora aveva taciuto. Non si tratterebbe infatti di un fulmine a ciel sereno. Già dopo sei mesi dal suo insediamento, ha detto la Roccisano, i tentativi di farla dimettere sarebbero stati continui, fino al 2 gennaio scorso, quando il governatore Oliverio le avrebbe chiesto chiaramente di rimettere il mandato. Di fronte al rifiuto della Roccisano, la revoca. Ma perché l'ex assessore al welfare, lavoro, politiche giovanili e scuola era così scomoda? Era scomoda perché non era comoda, cioè non era una persona che a comando parlava o a comando taceva o a comando andava o a comando diceva sì. E l'ex assessore parla anche di mobbing all'interno della sua struttura. Una cosa che mi rimprovera è quella di non aver persistito settimanalmente a dire, ma non l'ho fatto per una specie di deresponsabilizzazione personale, quelle che erano gli ostruzionismi, scusate, o il mobbing che veniva fatto all'interno del dipartimento stesso. Federica Roccisano ha deciso comunque di rimanere all'interno del PD e smentisce qualunque passaggio in altri partiti. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Il caso Roccisano non sembra preoccupare i sindaci della Locride. Nessun primo cittadino nel corso dell'ultima assemblea a Siderno ha voluto commentare la notizia pubblicamente. Ascoltiamo la dichiarazione rilasciata dal capogruppo del PD in Consiglio regionale, Sebi Romeo. Ignorata a casa propria, la notizia del siluramento della Roccisano alla regione corre sugli smartphone ma non preoccupa i sindaci della Locride, a conclave in quel di Siderno per discutere di precariato nei comuni. Così, mentre il mondo dell'associazionismo si è stretto attorno all'ex assessore regionale, nessuno dei primi cittadini presenti ha affrontato pubblicamente la questione, a poche ore dalla purga di Oliverio. È incalzato dai cronisti fuori dal municipio, anche il capogruppo del PD a Palazzo Campanella, Sebi Romeo, ha preferito glissare. Guardi, sono scelte del Presidente, io non ho ancora avuto l'opportunità di confrontarmi, quindi non saprei proprio esprimermi sinceramente nel merito. No. Mi coglie impreparato, sono le 18:30, sono qui per l'assemblea con i comuni, per gli LSULPO, quindi non saprei proprio risponderle. Ho letto la nota del Presidente e mi atterrei a quella, mi pare di aver visto una valutazione
sull'operato, però le ripeto, non l'ho letta anch'io da Facebook, quindi ma proprio siamo a caldo, quindi non è volontà di non rispondere, ma proprio non sono nelle condizioni. Ilario Balì per la CNews 24. Entra in Liberi e Uguali e si dichiara anche pronta a dimettersi da assessore qualora Oliverio glielo chiedesse. L'assessore all'ambiente Antonella Rizzo, in occasione dell'assemblea regionale del partito di Pietro Grasso, spiega le ragioni della sua scelta. Ti confermo con piacere questo passaggio in Liberi Uguali e diciamo che ho anche la possibilità di confermare che non ci sarà nessuna candidatura. Ha ufficializzato il suo passaggio in Liberi Uguali l'assessore regionale all'ambiente Antonella Rizzo, dicendosi anche pronta, qualora il governatore Oliverio lo ritenesse, a lasciare il posto in giunta. Quelli che erano rumors confermati a mezza voce da lei stessa e circolati dopo un selfie che la ritraeva in compagnia dell'onorevole Arturo Bove e della presidente uscente della Camera, Laura Boldrini, hanno preso forma di verità in occasione dell'assemblea regionale del neonato coordinamento in vista delle politiche di marzo che si è tenuta a Lamezia Terme. Un passaggio senza strappi che la Rizzo ha spiegato così. Mi aspetto innanzitutto che ci sia un grande dialogo, che ci sia la possibilità di costruire un percorso insieme. Mi aspetto che questa nuova compagine diventi un partito aperto e inclusivo, e che risponda anche ad una necessità di centrosinistra vero in cui la sinistra possa essere protagonista. Ieri a Lamezia è iniziata la raccolta delle candidature, accompagnata da un battibecco sui termini perentori o meno delle scadenze delle stesse, stemperata poco dopo dall'intervento del presidente della commissione anti-ndrangheta Arturo Bova. Gremita la sala che ha ospitato l'evento. Tra i volti noti l'ex assessore De Gaetano, lo scrittore ed ex candidato alla corsa a sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, l'ex democrat e candidato a primo cittadino di Vibo Antonio Lo Schiavo, l'esponente di Sinistra Italiana ed ex candidato nel 2015 alla corsa per la fascia tricolore di Lamezia, Rosario Piccioni. Da Lamezia per la CNews 24. Dal caso Rizzo all'esclusione dell'assessore Roccisano nell'editoriale del direttore Pietro Melia. Se le donne prendono cappello son dolori e possono trasformarsi da risorsa in problema. E quanto sta accadendo con la rappresentanza femminile della giunta di Mario Oliverio? All'inizio fu Maria Carmela Lanzetta, appena licenziata da ministra da Matteo Renzi, rifiutò l'invito del governatore a dargli una mano. Non le piacevano i compagni di viaggio, si giustificò accusando. Poi toccò a Carmela Barbalace, che lasciò in punta di piedi per tornare silenziosamente al suo posto di dirigente della burocrazia regionale. Non ha invece gradito il ritiro delle deleghe Federica Roccisano, che da Lamezia non le ha mandate a dire ad Oliverio. L'esuberante assessora al welfare ed al lavoro ha spiegato le sue buone ragioni. Si sarebbe aspettata un trattamento migliore e forse anche una motivazione politica più adeguata che giustificasse in qualche modo la decisione del capo dell'esecutivo. Più soft la posizione di Antonella Rizzo. Lei lascia il PD ed aderisce alla nuova formazione nata a sinistra del Partito Democratico ed affidata alle cure di Pietro Grasso, ma non si dimette. Continuerò, dice candidamente, ad impegnarmi al fianco di Oliverio. Ed il presidente? Lui per ora tace, ma non sarebbe stato meglio, per evitare di penalizzare qualcuno in particolare, un piccolo e soffice rimpasto di giunta? I tempi erano ormai più che maturi e avrebbe forse evitato anche ribellioni e mal di pancia e tante polemiche da qui alle prossime elezioni. Il 2017 è stato un anno di importanti successi investigativi per la Polizia di Stato. Oggi il questore Raffaele Grassi ha stilato un bilancio dei risultati conseguiti nella provincia di Reggio Calabria. 458 arresti, 964 denunce a piede libero, 6 latitanti catturati. Sono i numeri che raccontano l'attività della Polizia di Stato di Reggio Calabria per l'anno 2017. Un servizio che comporta sacrifici e rinunce, ma che ci rende ogni giorno orgogliosi di indossare questa divisa. Così ha commentato il questore Raffaele Grassi, che molto si è speso per avvicinare la Polizia di Stato ai cittadini. E l'ho fatto partendo dal controllo del territorio con l'operazione Focus 'Ndrangheta, che ha colpito le zone più a rischio della città con oltre 151.000 persone controllate. Iniziative di rilievo anche per il contrasto al caporalato, con 140 sanzioni elevate per un importo di oltre 1 milione di euro.
Significativo è il lavoro svolto per fronteggiare il fenomeno migratorio, caratterizzato da numerosi sbarchi avvenuti in provincia. Sono stati 8.458 i migranti giunti sulle coste regine, 13 gli scafisti arrestati. Numeri di rilievo anche con riferimento all'aggressione ai patrimoni di illecita provenienza, 3 sequestri e 3 confische per un valore pari a oltre 8 milioni di euro, 20 provvedimenti di DASPO sportivo, 10 gli esercizi commerciali chiusi perché frequentati da pregiudicati. Ma le cifre non raccontano pienamente quanto sia stato difficile il lavoro della Polizia di Stato. Da rimarcare vi è anche l'azione di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Il progetto Questo non è amore, con un camper ed un'equipe multidisciplinare, hanno permesso di creare un contatto diretto con le potenziali vittime, fornendo supporto psicologico e informativo. Un'attività che ha riscosso ampio successo e che sarà riproposta anche nel 2018. Consolato Minniti per la CNews 24. Una via di Roma porterà il nome del politico cosentino Giacomo Mancini, più volte ministro, parlamentare e segretario del Partito Socialista Italiano. Tanti cittadini stamattina a Roma hanno assistito all'intitolazione di una strada a Giacomo Mancini, già segretario del PSI, più volte ministro, deputato in 10 legislature, sindaco di Cosenza. Via Giacomo Mancini si trova nel quinto municipio di Roma Capitale, quartiere Collatino, da via Prenestina a via Vittorino Colombo. Tra i politici presenti, Gianni Letta, che fu amico personale di Mancini, ma anche gli ex deputati del PSI, Olivo e Spini, il sindaco di Rende, Manna. L'importanza della scelta della giunta presieduta da Virginia Raggi è stata sottolineata in un apprezzato intervento del vice sindaco di Roma, Luca Bergamo, che ha sottolineato il ruolo di primo piano svolto da Mancini in posti chiave dei governi e del Parlamento in fasi cruciali del secolo scorso. Che Roma è sempre stata una città a cui lui ha dedicato molto della sua attività politica, poi è stata la città dove ha vissuto, dove abbiamo vissuto tutti insieme. È stato un realizzatore che ha fatto poche narrazioni e molti fatti, e anche a Roma è ricordato perché lui, da ministro dei lavori pubblici, salvò la Pia Antica dalla speculazione edilizia. Da Roma per la CNews 24. E sull'inaugurazione di una strada della capitale Giacomo Mancini è intervenuto anche il presidente della regione, secondo cui l'intitolazione è motivo di orgoglio per la nostra regione e rappresenta, ha dichiarato Mario Oliverio, il giusto tributo ad un grande leader. E torniamo a parlare di politica. Anche nel Movimento 5 Stelle esplode la campagna elettorale. Da Catanzaro il senatore Nicola Morra accusa gli avversari di creare disinformazione tra gli attori e gli elettori del Movimento. Sarà una corsa alla candidatura all'interno del Movimento 5 Stelle. Entro il 15 gennaio dovrà essere depositata la documentazione per poter partecipare alle parlamentarie, ma già in Calabria si moltiplicano le autodesignazioni. Accanto ai già deputati e senatori che hanno deciso di rinnovare la loro presenza nelle liste pentastellata, vi sarà chi ci ritenta, ma anche molti volti nuovi. Alcuni nomi sono già trapelati nel corso della serata informativa che il senatore Nicola Morra ha tenuto a Catanzaro in vista delle imminenti elezioni politiche. Si tratta per lo più di attivisti che avevano provato l'assalto a Palazzo dei Nobili, ma rimasti fuori dall'Aula Rossa per via del deludente risultato portato a casa. Figurano ad esempio Serena Varano e Umberto Catanzariti. A loro si unirà la new entry Giuseppe Dodaro, mentre restano ancora avvolte nel mistero le intenzioni della candidata sindaco grillina Bianca Laura Granato, assente alla riunione sulla via della rottura con il meetup catanzarese. Nessun commento all'infuori di mere indicazioni sulle modalità di voto ha voluto rilasciare il senatore cosentino, che vola anche lui verso una seconda ricandidatura. Calabria, i nostri avversari, probabilmente la stessa cosa sarà fatta anche in Sicilia, in Lombardia, in Friuli, non so. Comunque stanno invitando tanti dei nostri probabili, presunti elettori a dar un voto disgiunto. Sappiate, chi sdoppia il suo voto, chi opera due differenti scelte nella parte uninominale e nella parte plurinominale, rende il suo voto nullo. Luana Costa per la CNews 24. La Camera di Commercio di Crotone ha presentato il rapporto Palos 2017, l'osservatorio provinciale sull'economia locale.
presentato il 21esimo rapporto Polos, ovvero l'osservatorio economico provinciale della Camera di Commercio di Crotone. Si tratta di una relazione dettagliata che l'ente camerale propone per tastare il polso dell'economia locale. Per quanto concerne i dati 2017, Polos indica che la provincia di Crotone è impegnata ad uscire dalla crisi e vuole riscoprire la propria identità. Nello specifico, rileva un tasso di crescita del sistema imprenditoriale crotonese superiore alla media nazionale e regionale, attestando una elevata vitalità del territorio. Il rapporto è stato minuziosamente spiegato nel dettaglio dal segretario generale della Camera di Commercio di Crotone, Paola Sabello. Crescono innanzitutto tutte le imprese della provincia di Crotone. Abbiamo visto nell'ultimo anno un trend positivo e quindi c'è una dinamica e una vivacità imprenditoriale abbastanza elevata, perché il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo. E tra le varie categorie di imprese che crescono maggiormente, naturalmente oltre le imprese femminili e le imprese giovanili, i settori più rilevanti sono l'agricoltura, che continua a essere trainante nella provincia di Crotone, oltre che il commercio e il settore altri servizi, che un po' racchiude tutta una categoria di servizi raggruppati in questa categoria che si chiama altri servizi. L'incontro è stato moderato dalla collega Giussi Regalino e ha visto i saluti di Monsignor Domenico Graziani, di vari esponenti istituzionali e del presidente della Camera di Commercio Pitagorica, Alfio Pugliese. È una fotografia di quello che accade un po' nel nostro territorio per quanto riguarda non soltanto l'aspetto economico ma anche l'aspetto infrastrutturale della nostra provincia, quindi tutte le opportunità che possono essere date grazie alle infrastrutture della nostra provincia e tutto quello che può concorrere allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. Giuseppe Laratta per l'ACI News 24. Piogge di multe in arrivo a Cosenza. Dalla prossima settimana il comando dei vigili urbani comincerà a recapitare le contravvenzioni ai trasgressori del divieto di transito della ZTL. Circa 75.000 gli accessi non permessi registrati. Rischia di diventare un caso nazionale la vicenda delle sanzioni per gli attraversamenti della ZTL istituita a Cosenza a ridosso dell'isola pedonale. Ad oggi gli accessi nei varchi registrati negli orari di attivazione del divieto avrebbero superato quota 75.000. Numeri da record o quasi. Non tutti gli accessi sono però passibili di sanzione, tenuto conto dei tanti veicoli ai quali Palazzo dei Bruzzi ha rilasciato specifica autorizzazione. Noi abbiamo distribuito ai cittadini che ne hanno fatto richiesta circa 1.100 tessere per l'accesso alle ZTL. I varchi sono stati attivati il 26 novembre, eppure ancora oggi molti cittadini continuano ad infrangere l'ordinanza. Abbiamo avuto 2 mesi per informare i cittadini, lo abbiamo fatto attraverso la stampa, lo abbiamo fatto attraverso i media locali, insomma un pochino da tutte le parti. Queste indicazioni che ci sono nella città di Cosenza sono simili a quelle che vengono esposti in tutta Europa. Impossibile anche tentare la strada della sanatoria. L'opposizione che oggi ci attacca con i numeri domani potrebbe attaccarci sotto l'aspetto del danno erariale. Dalla prossima settimana le multe cominceranno a giungere nelle case dei trasgressori. L'intento del comune non era quello di fare cassa, ma di limitare il traffico in centro. Per questo l'assessore lancia un appello agli automobilisti. Di fare attenzione e di osservare le regole del codice della strada. Salvatore Bruno per la ACI News 24. La magia del teatro dei burattini va in scena a Iacurso, racconta la storia di un cane che dà lezioni di umanità. C'è un cane, si chiama Zampalesta. È un cane lupo ridotto in catene dal padrone. Ma ecco che un giorno riesce a liberarsi e scappare, seminando il panico in tutto il piccolo paese. Zampalesta o cane tempesta è lo spettacolo di burattini di Angelo Gallo, che è andato in scena alla sala convegni di Iacurso. Uno spettacolo di burattini tradizionali calabresi che porto in giro ormai da quasi 5 anni. I miei burattini, Zampalesta in prima persona, che è la nostra maschera, un lupo della Sila, e poi tutti gli altri personaggi archetipi della Calabria, diciamo il burbero, tra virgolette, mafioso, un contadino, un cuoco e tanti altri. Zampalesta è il simbolo della paura ottusa che genera la diversità, ma è anche uno strumento di insegnamento del rispetto verso se stessi, verso gli altri e verso la natura. Questo spettacolo rientra nella programmazione del circuito di Teca Centro Calabria, che corrisponde all'area geografica delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, gestito dalla compagnia Portacenere, diretto da Mario Massaro. Di Teca Centro, questo progetto di distribuzione Teatro Calabria,
che distribuisce in 16 comuni delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia 42 spettacoli in giro per tutte e tre le province. La direzione artistica complessiva del progetto di Teca, che è composta da tre circuiti, Nord, Centro e Sud Calabria, è affidata a Dante De Rosa e Marco Silani. I prossimi appuntamenti sono il 14 gennaio a Montepaone con lo spettacolo Quasi Quasi Mi Ammazzo della compagnia Immediart, e di Assoverato sempre il 14 gennaio con Manacuma come un granello di sabbia. Da Iacurso per la CNews 24. Ed è tutto, termina qui l'appuntamento con l'informazione, adesso spazio alla C-Sport. Buonasera anche da Alessio Buonpasso, bentornati alla C-Sport. Partiamo dall'eccellenza perché ancora c'è un super match, quello tra Soriano e Locri, che fa parlare e continua a far parlare anche dopo il triplice fischio. Ne parleremo tra pochissimo, prima ci rivediamo tutte le emozioni e quindi il film della partita. Via! Shining past the brightest light, just let go. Insomma, un Locri che si conferma prima in classifica anche a Soriano, due gol che bastano e avanzano per superare la formazione di Saverio Gregorace. È chiaro che decisivo è stata l'espulsione, l'ingenuità di Salvatore Piccolo, e tra pochissimo sentiremo proprio l'amarezza di Saverio Gregorace, un episodio che ha avuto strascici anche proprio in settimana, nelle ultimissime ore. Ne parleremo tra pochissimo sui vari social. E allora, però, prima andiamo a sentire, perché se c'è Saverio Gregorace che piange da una parte, sorride invece Umberto Scorrano, tecnico dell'Occhio. Abbiamo giocato con 7 juniores in campo perché avevamo mezza squadra a letto febbricitante con l'influenza, quindi quello che, come ho detto prima, mi è successo in questa settimana io non l'ho avuto da quando gioco nel calcio, non sono nel calcio, non l'ho mai avuto, però sapevamo che era una partita per noi difficile, dovevamo cercare durante la settimana, noi l'avevamo preparata in questa maniera perché sappiamo che questo è un campo dove si gioca molto sulle seconde palle, dovevamo cercare di non prendere gol e all'occasione riuscire noi a fare gol e a tenere bene la partita con qualche ripartenza. Questo ci è andato bene anche perché hanno preso la traversa nel primo tempo sull'unico errore nostro che gli abbiamo concesso su una pallina attiva, però loro sono una squadra organizzata che gioca molto bene. Onestamente sapevamo che non era un campo difficile, averla vinta con una squadra rimaneggiata, soprattutto con giocatori che li ho chiamati all'ultimo minuto come Pino Ruggero, un giocatore che è stato ricoverato per appendicite ed è rientrato il venerdì dopo il ricovero in ospedale, per me è una grande soddisfazione e merito va solo ai ragazzi, non va a nessuno, perché sono loro che stanno dando queste soddisfazioni a tutti, a tutto l'ambiente.
abbiamo un grande sogno che vogliamo realizzare perché ci teniamo pure noi giocatori. Abbiamo un grande feeling tra società, tifosi e giocatori e questo è quello che dobbiamo mantenere vivo fino a fine campionato. E aver vinto in un campo difficile come questo ci rende più forti. E dalla forza di Umberto Scorrano e di tutto il Locri, la soddisfazione della formazione Amaranto, all'amarezza invece di quella rosso-blu e soprattutto del tecnico Saverio Gregoraci. Sentite. Fino all'episodio dell'espulsione meritavamo noi. Abbiamo preso pure una traversa, abbiamo avuto qualche occasione con noi. E non mi piace alcuni atteggiamenti di quello che è successo oggi in campo. Questa è una partita che si era parlata preparata bene e alcune cose non devono succedere. E sono molto ma molto rammaricato sinceramente, ma non per la sconfitta, per gli atteggiamenti che ho visto oggi in campo sinceramente. Sono molto rammaricato, un uomo esperto come lui non può fare una leggerezza così, non so come, da quello che ho visto dall'immagine così, è stato il giocatore dell'Occhio che ha provocato i ragazzi, però un uomo importante non può cadere in questa situazione, tutto qua. E questo era Saverio Gregoraci, ovviamente si riferiva a quanto accaduto in merito all'espulsione di Salvatore Piccolo, poi un episodio anche commentato dallo stesso Piccolo su Facebook con un post poi cancellato, abbastanza polemico. C'è da dire che c'è stata anche una riunione nelle ultimissime ore in seno proprio al club rosso-blu per capire come eventualmente andare a decidere oppure no qualche provvedimento nei confronti del portierone rosso-blu. Non si è fatto nulla, si è deciso di andare avanti così, con appunto l'episodio che resta dietro le spalle ed un Soriano che riparte proprio dalla sconfitta contro il Locri. Adesso andiamo in Serie D perché c'è una Vibonese che ha ripreso alla grande anche il nuovo anno. Andiamo a sentire quello che ci ha raccontato il direttore tecnico Simone Lo Schiavo sulla possibile risalita e soprattutto la caccia al Troino. Andiamo avanti così, non guardiamo la classifica e sicuramente dobbiamo pensare solo a noi stessi, dobbiamo lavorare, sacrificio, umiltà, lo predico da settimane. Senza voli pindarici, senza proclami, pensiamo a noi stessi e vediamo di arrivare il più in alto possibile. Rimane il divario di 10 punti, che è un divario importante, però noi, come detto, non dobbiamo pensare al Troino, alla rincorsa a tutti i costi alla prima in classifica, ma dobbiamo pensare diciamo di migliorarci. Adesso con il mercato di dicembre / gennaio abbiamo effettuato degli innesti importanti e basta pensare che oggi in panchina avevamo Spataro, Lettieri, Vacca, Dadalt, Ondo, Dorato, Silvestro, giocatori che giocherebbero, a mio modo di vedere le cose, titolari in molte squadre di Serie D. Quindi come rosa siamo al completo, stiamo tentando di migliorarci per quanto possibile nei settori in cui necessiteravamo di innesti, però ovviamente faccio complimenti al Troina perché sta tenendo un ritmo veramente forsennato. Io ritengo che i campionati si giochino fino alla fine e soprattutto il girone di ritorno ritengo che sia un altro girone rispetto a quello d'andata, perché il girone di ritorno i valori si modificano sulla base anche del calciomercato, degli obiettivi, degli innesti, quindi io ritengo che è ancora possibile una nostra rimonta. Poi ovviamente lo ripeto, se terranno questo ritmo non è facile arrivare primi, però noi dobbiamo lavorare indipendentemente dall'obiettivo finale per migliorarci costantemente partita per partita. E questo era lo Schiavo pensiero, partita dopo partita, in parole povere, la rincorsa, la caccia al Troina per la Vibonese continua. Noi invece ci fermiamo qui, grazie e buona serata da Alessio Buonpasso. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. LACNews 24, edizione giorno alle 14 ed edizione sera alle 20:30. LACNews 24, la Calabria che fa notizia.